la cultura e anche la cultura del fico d'India, da un fico all'altro in pratica andiamo, anche se non sono imparentati fra di loro, per andare a scoprire quella che è l'utilizzo di questo frutto, in realtà di origini americane, nella nostra cultura culinaria italiana. Andiamo a vederlo insieme. Il fico d'India adorna il territorio del sud Italia, dalla costa all'entroterra. In Calabria la pianta cresce spontanea e a Cropalati, un piccolo paese della Sila greca, viene usata per fare conserve e ricette tipiche. Ottavio raccoglie i frutti con una facilità sbalorditiva. L'ha sempre fatto e non teme di pungersi. Il segreto è raccoglierli nelle primissime ore della mattina, prima che il sole li riscaldi, e mai nelle giornate di vento. Ottavio porta i frutti in paese per venderli a pochi centesimi. Li sbuccia al momento per farli gustare ai passanti. E questo è molto gradito a chi non va certo a raccoglierli. Le donne di Cropalati hanno recuperato le usanze della civiltà contadina, quando questo frutto era molto apprezzato perché in tempi di fame e carestia era una risorsa importante. Si utilizzano i frutti, ma anche le bucce accuratamente spazzolate per privarle delle spine. È possibile farlo in diversi modi. I contadini usano lavarle con una pompa d'acqua dal getto forte, oppure in mancanza d'acqua si strofinano con un panno di lana. Con lestezza, Hilda, Maria e Anna sistemano le bucce come per comporre un colorato mosaico su grandi taglieri di legno. Si lasciano poi asciugare al sole per 2 o 3 giorni. Un altro modo di essiccare le bucce è quello di infilarle, come si fa con i peperoni, e si lasciano al sole. Maria in questa operazione è bravissima. Le sue mani si muovono con grazia, come stesse a cucire una stoffa delicata e pregiata. Usa un filo resistente ma leggero e forma un nodo, in modo che restino distanziate l'una dall'altra, altrimenti marcirebbero. Un altro modo di conservazione tipico della cultura contadina è quello di utilizzare il sale. Le bucce essiccate si conservano sotto sale in tinelli di terracotta, per essere consumate durante i mesi invernali, ripassate in padella dopo averle dissalate. Per dissalarle basta tenerle nell'acqua corrente qualche ora. Si aggiungono i peperoni e il finocchietto selvatico, ma c'è chi preferisce i pomodori verdi per esaltare il gusto del fico d'India in una combinazione di sapori e odori. Alcuni accorgimenti sono d'obbligo. Un peso, che fa sì che il prodotto rimanga sempre sotto la salamoia, salvaguardandone la qualità. E rispettare le fasi della luna, che deve essere calante, a minima, come si dice qui. Un tempo la pianta era molto usata come recinzione e ancora oggi delimita i confini di piccole proprietà terriere.
Le spine e il fatto di crescere liberamente rendono impenetrabile lo spazio. Un modo invece per conservare i frutti del fico d'India, oggi in disuso, è quello di infornarli. Tutti quanti sono diabetici. I frutti maturi, tagliati a metà, si lasciano asciugare lentamente nel forno a legna, a bassa temperatura. Si mettono insieme ai fichi secchi pressati nelle cassapanche. Una riserva di zucchero necessaria durante l'inverno. I contadini, quando andavano a lavorare nei campi, portavano in tasca un pugno di questi frutti secchi perché molto energetici. Se invece si vuole mantenere il frutto fresco fino all'inverno, c'è un modo singolare. Si va a cercare la monachella, un fico d'India rimasto incastonato nella pala che, lasciato appeso fuori dal balcone, si conserva per mesi. Con le bucce del frutto fresco, Maria Chiropita, per tradizione, ogni estate prepara un piatto semplice ma saporito. Gli ingredienti sono le bucce di fico d'India accuratamente pulite e leggermente lessate, pomodori, peperoni e olio d'oliva, tutti frutti che Antonio ha raccolto nel suo piccolo e prezioso orto. Non è altro che una peperonata tipica del posto, resa più dolce e delicata dal gusto del fico d'India. Per questo un tempo era un piatto molto amato dai bambini. Sempre in Calabria, a Limbade, nella provincia di Vibo Valentia, vi è un'eccellenza legata a questo delizioso frutto. Mastri distillatori da quattro generazioni, conosciuti oggi in tutto il mondo, producono un liquore fatto con i fichi d'India che crescono spontanei sul territorio di Calabria. È la storia della famiglia Caffo, che con passione e dedizione ha saputo coniugare esperienza e innovazione. Giuseppe e il figlio Sebastiano proseguono il lavoro dei bisnonni, da cui hanno appreso i segreti dell'alchemico mestiere, e con i fichi d'India realizzano l'Indianello, un delizioso liquore dal gusto dolce e fruttato. Noi nasciamo come distillatori di alcol, della lavorazione delle vinacce, delle fece, e in Sicilia, nel nostro paese di origine, Santa Venerina, alle pendici dell'Etna. È un paese dove tuttora ancora resiste qualche distilleria, ce n'erano molte, c'era proprio una strada che era tutta piena di distillerie, tra le quali c'era la sede del nonno e anche di grandissime aziende negli anni dal 15 al 45 e così via. Non è che un liquore di grande consumo, ma è un liquore di nicchia che quando arrivano i turisti però ne vanno matti. E molte volte restiamo senza durante l'estate, siccome utilizziamo i frutti freschi, non sempre riusciamo ad avere i quantitativi giusti. In particolare questo liquore viene ottenuto dalla lavorazione dei fichi d'India freschi, che vengono raccolti soprattutto nel periodo diciamo di maggiore maturazione, quindi nei mesi di luglio e agosto, per essere lavorati nella stessa giornata. Nei laboratori ubicati all'interno dello stabilimento, la materia prima viene controllata per verificare l'assenza di qualsiasi contaminazione o altro fattore che potrebbe influire sulla qualità del prodotto.
Sicilia, a San Cono, in provincia di Catania, dove il fico d'India, a differenza che in Calabria, viene coltivato. L'economia del paese ruota attorno alla produzione e commercializzazione del frutto. La produzione del fico d'India qui è sempre esistita, seppure in forma limitata. È nei primi anni 70 che alcuni anziani agricoltori cominciarono a pensare di farne una coltura redditizia vera e propria. Affinate le tecniche produttive, nei primi anni del 2000 si è formato un consorzio per la tutela del fico d'India di San Cono, che ha ottenuto il riconoscimento di denominazione di origine protetta. Grazie al microclima si ottengono frutti dalla qualità unica, che vengono esportati anche all'estero. Con orgoglio, gli abitanti del comune catanese definiscono il loro frutto il numero uno al mondo. È evidente che il fico d'India è il simbolo di questo paese. La pianta cresce anche sui tetti delle case, delle chiese, e questa volta non per opera dell'uomo, ma degli uccelli che trasportano i semi fin quassù. Liborio e Franca sono due giovani che per mancanza di lavoro sono stati costretti a emigrare in Germania, ma a un certo punto, spinti dalla nostalgia per il loro paese e i loro affetti, decidono di tornare e di coltivare il fico d'India nel terreno di famiglia. Grazie all'intraprendenza di Franca, con la loro piccola azienda danno lavoro a ragazzi del paese e anche a giovani immigrati, che a San Cono hanno trovato accoglienza per una civile integrazione. Abbiamo iniziato così, per gioco. Mio marito aveva una piccola produzione di fichi d'India e abbiamo iniziato in un garage. Gli preparavo i fichi d'India, glieli sistemavo nelle cassette e poi lui la mattina si alzava presto e andava nei mercati a Catania, a Canicattì, e li andava a portare lui col camion. Poi piano piano abbiamo agganciato dei mercati a Milano, a Torino, in Germania e ci siamo un pochino ingranditi. Adesso dopo 16 anni abbiamo questo grande magazzino e non ci sembra vero. Intorno a San Cono si coltivano circa 1600 ettari di terreno ed è l'area a coltivazione di fico d'India specializzata più grande al mondo. Le varietà in questo arenale sono fondamentalmente tre: la rossa, detta sanguigna, la gialla, detta sulfarina, e la bianca, detta muscaredda. Diverse aziende lavorano il frutto fresco. Da circa 20 anni i fratelli Massimo e Nuccio, dopo aver convertito l'azienda zootecnica di famiglia lasciata in eredità dal padre, si dedicano alla coltivazione del fico d'India. Negli ultimi 6 anni hanno iniziato anche a commercializzarli. È un frutto delicato e quindi facilmente deperibile. Per farlo arrivare fresco sui mercati c'è bisogno di ritmi intensi. Gli scarti della raccolta e la potatura vengono triturati e usati come fertilizzante o come foraggio per gli animali. Soprattutto i maiali ne vanno ghiotti. Si sta anche pensando di valorizzare lo scarto per la biomassa. Gli agricoltori sono per oltre la metà costituiti da giovani sotto i 30 anni che, come Francesco, hanno scelto di continuare la tradizione imprenditoriale con le moderne tecniche di coltivazione. Dopo la conclusione dei miei studi universitari in campo economico, la mia scelta è stata quella di dedicarmi alla coltivazione del fico d'India, cercando di trovare quelle che sono nuove modalità di sfruttamento di questo prodotto e quindi allargare quello che è il mercato di riferimento oltre alla produzione del frutto fresco.
pensato di estrarre il succo dal frutto, un succo naturale di colore arancio, rosso, viola, a seconda le varietà. Con il succo di fichi d'India si prepara anche un'ottima birra artigianale, in cui l'amaro del luppolo si sposa felicemente con il dolce tipico del frutto. I semi e le bucce, scarti della spremitura, vengono lasciati asciugare al sole per ricavarne olio e farina. Altri giovani si sono industriati di realizzare attività imprenditoriali con i fichi d'India. Daniela e Luca realizzano confetture e salse. Preparano una confettura di fichi d'India e peperoncino che si accompagna bene con i formaggi. Un'altra con uvetta e brandy, e hanno pensato di fare anche prodotti per i ragazzi, come la confettura di fichi d'India con gocce di cioccolato, molto gradevole. Sono anni che Luca e Daniela lavorano su questo progetto. L'esperienza e la conoscenza li hanno portati a utilizzare tutto di questa pianta, il frutto, i semi e anche le pale. Si raccolgono tenere di un anno e il momento migliore è maggio. Si possono cucinare come una normale verdura, dopo averle pulite con un semplice pelapatate, lessate e condite. Oppure, una volta lessate, si usano come base per ottimi patè. La pianta del fico d'India e il frutto possono essere usati e conservati in mille modi, in ricette salate o dolci, e anche canditi, come vuole la tradizione siciliana. Carmela, 97 anni, portati egregiamente, prepara la mostarda di fichi d'India. Si lasciano cuocere per 20 minuti in una pentola a fiamma bassa. Si aggiunge l'amido e a piacere si può mettere qualche chiodo di garofano o cannella. Un tempo era la merenda dei contadini, accompagnata con il pane. Oggi si consuma anche come dolce al cucchiaio, buono anche per i palati più esigenti. La mostarda viene versata fumante su una base di granella di mandorle. Con i fiori essiccati di fico d'India si possono preparare anche dei decotti. Angelo, il figlio di Carmela, un agricoltore di grande esperienza, lo prepara così come gli ha insegnato il nonno. Si mettono da 20 a 25 fiori ogni litro d'acqua. Si fa bollire per circa 15 minuti. Lasciato raffreddare, si filtra e si beve. Del fico d'India non si butta davvero nulla. Turi, con le bucce liberate dalle spine, prepara un antipasto. Cotolette di bucce di fichi d'India impanate e fritte. E con la pala della pianta fa un piatto, come facevano i contadini siciliani. Un piatto usa e getta, assolutamente non inquinante. Il fico d'India, un frutto antico, quasi dimenticato, un tempo risorsa alimentare importante che oggi si sta riscoprendo.